Sono ancora più amare le lacrime che Diego Maradona, 4 anni dopo, versa allo stadio Rose Bowl di Pasadena, nell'afa opprimente in cui boccheggiano gli eroi del mondiale americano del 94. È il 3 luglio e Diego assiste impotente dalla tribuna al tracollo della sua Argentina negli ottavi di finale per mano della spietata Romania di Agi. L'urlo con cui Maradona aveva aperto il suo mondiale, un ruggito che aveva fatto il giro del mondo dopo un gran gol al debutto contro la Grecia, appartiene già a Grottesco. Negli occhi di tutti c'è ora l'infermiera della Croce Verde che, mano nella mano, scorta Diego verso il controllo antidoping, triste capolinea di una inenarrabile carriera. Due partite con Maradona in campo che l'Argentina vince, due partite con lui in tribuna ed ecco l'Argentina che se ne torna a casa in un infuriare di polemiche, accuse, insulti. Era stato di Jürgen Klinsmann il primo gol di USA 94 a Chicago e la partita inaugurale contro la Bolivia. 30 anni, mal sopportato nella sua parentesi italiana all'Inter, Jürgen gioca un mondiale splendido e tiene in piedi da solo finché può una Germania campione in carica un po' avanti negli anni e nella quale fa ancora la sua parte nonno Rudi Völler. Figuratevi un po'. C'è poi Risto Stoichkov, 28 anni, da 4 stagioni al Barcellona. Lo sguardo perennemente truce a dispetto dei capolavori che a piene mani regala. Centravanti di classe purissima è lui che si carica in spalla la Bulgaria dopo il terribile debutto con le Pantere della Nigeria, 3-0 per gli africani e sembra tutto finito. Invece, dopo aver pilotato la Bulgaria al sorpasso sull'Argentina nel girone eliminatorio, Stoichkov spiana la strada ai suoi, fulminando il Messico negli ottavi con una folgore di rara bellezza. E di forza trascina la Bulgaria all'impresa eliminando nei quarti una Germania che proprio non ce la fa opporsi a comandante Risto, nonostante il rigore del vantaggio di Mateus al minuto 48. Insomma, uno Stoichkov immenso sospinge letteralmente la Bulgaria verso il miglior risultato di tutti i tempi in un campionato del mondo. A proposito di artisti e di capolavori, questa è la prima pennellata di Mastro Romario sulla tela di USA 94. Lo stadio, quello di San Francisco. La partita, Brasile-Russia, 2-0. Il commissario tecnico Parreira ha deciso di affidarsi a una strana coppia di attaccanti, piccoli e inafferrabili, Bebeto e Romario. Ma è lui, Romario, il crack. Passo felpato, movenze alla Maradona e la spietatezza sotto rete di un Gerd Müller, il 27enne brasiliano, ha il pregio di distribuire un gol a partita e ogni volta stappando la bottiglia, ossia sbloccando il punteggio per la nazionale verde-oro. Insomma, gol e bollicine, ma di uno champagne millesimato. E l'Italia? La nazionale di Arrigo Sacchi inizia con una partita da infarto, il suo mondiale da infarto. Al Giant Stadium di New York, al caldo proibitivo delle ore 16, nella gara d'esordio con l'Eire di Jack Charlton, tempo 11 minuti e il nostro odio amato commissario tecnico vede Pagliuca mal piazzato prendere un gol evitabilissimo da Hutton. Si mette subito male. Sull'esempio del Brasile, Sacchi ha scelto due piccoletti, Signori e Robby Baggio, come frecce d'attacco. Ma come Paolo Rossi al Mondial dell'82, il codino è in chiaro rodaggio e il suo piede, prima di riuscire a centrare la porta, avrà bisogno di una laboriosa messa a punto. Insomma, facendo felice mezzo stivale, e cioè l'Italia dell'agguerrito partito anti-Sacchi, gli azzurri toppano clamorosamente la prima. Vanno subito a rischio eliminazione e i mass media, manco a dirsi, si scatenano. Io mi ricordo che dopo la prima sconfitta un direttore di un giornale scrisse che dovevamo partecipare non al mondiale ma alle Olimpiadi dei gay che si svolgevano sempre in quel periodo a New York. E questo mi aiutò moltissimo, lo appesi su tutte le pareti dell'albergo. Sacchi, che 12 anni dopo Bearzot in Spagna rivive i giorni di fuoco di un debutto avvelenato, non è il solo commissario tecnico a iniziare il mondiale sotto shock. Capita allo spagnolo Clemente, strapazzato dalla Corea del Sud in una gara d'esordio caratterizzata dall'esplosione lampo di Nadal, dalla frenetica corsa e dai tanti gol sbagliati dei coreani. E capita anche all'olandese Advocaat, che al pronti via contro l'Arabia Saudita va subito sotto per mano di un tale Amin, che esulta sotto gli occhi del principe Faisal in tribuna, salvando baracche e burattini a un minuto dalla fine, soltanto grazie a questa sciagurata gita a farfalle di Aldeia, sedicente portiere arabo. La gran festa al palazzo del principe arabo è rimandata.
Una vecchia conoscenza italiana, il rumeno Agi, che a 29 anni ha appena riportato il Brescia in Serie A, sta intanto facendo rifuggire tutta la sua classe. Guardate il gol alla Maradona o alla Recoba, scegliete voi, che il professore rifila alla Colombia nella gara d'esordio. E guardate come manda in gol Dumitrescu nella sfida che a sorpresa manda ai quarti la Romania e a casa l'Argentina. E come lui stesso segna il gol del KO al minuto 60 della partita. Il campo fatto di corsa a 40 gradi all'ombra, manco fosse Agi un debuttante di 20 anni. Viaggia bene, anzi benissimo, un'altra nazionale su cui nessuno alla vigilia avrebbe puntato un penny. La Svezia. La trascinano un piccoletto e un lungagnone, Brolin, da 4 anni al Parma, ispirato e determinato, e Kenneth Anderson, rivelazione assoluta del torneo. È lui che a mondiale concluso arriverà in Italia, a Bari e poi a Bologna, a costringere il Brasile su assist di Brolin a rincorrere il pareggio per la prima e ultima volta in tutto il mondiale. Ed è lui a trascinare la Svezia da prima ai quarti di finale, demolendo l'Arabia rivelazione, e poi alle semifinali, riacciuffando la Romania al minuto 115 dei supplementari, costringendola ai rigori, battendola. L'Italia intanto torna al Giant Stadium e affronta la Norvegia con una sola certezza: se perde è eliminata. Figuratevi lo stato d'animo di Sacchi quando al minuto 19 succede quanto segue. Pagliuca, in disperata uscita su attaccante nordico lanciato a rete, tocca la palla con la mano fuori area. L'arbitro Krug, come da regolamento, lo caccia. L'Italia resta in 10 e il commissario tecnico, per far entrare Marchegiani, decide così su due piedi di togliere dal campo lui, Roberto Baggio, il codino da 2 anni indiscutibilmente il suo allievo prediletto. In diretta via satellite lo irride persino Pizzul. Questo è impazzito, si lascia sfuggire Baggio. Roberto, che fino a quel momento mi aveva sempre considerato, oltre il suo allenatore, anche un suo amico carissimo, ha pensato che io avessi tradito questa amicizia. Invece io ero l'allenatore suo, ma anche della nazionale italiana, e feci una scelta che mi pareva potesse tutelare lui e la nazionale italiana in quel momento. In 10, disperata, pronta per essere sbertucciata dalle Alpi all'Aspromonte, l'Italia compie invece il primo miracolo della sua inenarrabile avventura in terra d'America. Trascinata da un signori monumentale e a dispetto di una nuova autentica disgrazia, Franco Baresi, che al minuto 49 si rompe il menisco, mondiale finito, pensano tutti, l'Italia fa blocco, gioca bene, tiene in scacco i birilloni di Norvegia e a 20 minuti dalla fine vince la partita grazie a un'inzuccata del birillone di casa, il granatiere Baggio Dino di Campo San Piero, Padova. È così grande alla fine la gioia per lo scampato pericolo e la soddisfazione per l'impresa compiuta che gli azzurri riescono persino a farsi male esultando. Zola dà una tremenda capocciata a Dino Baggio, che per fortuna ha la testa dura. E Costacurta si ripete con Marchegiani, che sorridendo gli dice calma. La partita con la Norvegia viene apprezzata in Italia, ma gli azzurri restano sempre a rischio eliminazione e con il Messico, nella partita numero 3, tornano masochisticamente a complicarsi la vita. Eh sì, perché a dispetto del gol di Massaro, in campo al minuto 46 al posto di Casiraghi, e in gol al 48 su imbeccata di un lucido Albertini, giochicchiano mollemente, non chiudono il match e alla fine subiscono il ritorno dei pur scarsi messicani che pareggiano. Al fischio finale, conteggi da brivido. Nel gruppo E le 4 squadre sono tutte a pari punti e in base a un complicato gioco di gol segnati e gol subiti, l'Italia è terza. Per fortuna il regolamento ammette alla fase finale anche le 2 migliori terze dei 6 gironi. Passano così l'Argentina e l'Italia e Sacchi dice una preghiera alla Madonna del Santuario di Fusignano, se mai esiste. Cose belle, buffe, strane e curiose viste fino a qui. Iechini, Nigeria, butta un pallone nella porta della Bulgaria, si attacca alla rete e si perde in una lunga, profonda, sentita preghiera di ringraziamento. Il messicano Sanchez si attacca alla rete manco fosse Tarzan, un po' troppo spericolatamente, se è vero che solerti inservienti devono intervenire a partita sospesa per provvedere alla sostituzione della porta. Referendum volante. Voi chi preferite? Il tifoso Condor della Bolivia? Il tifoso Mucca della Svizzera? O le più tradizionali coreografiche tifose verde-oro del Brasile? E in tema d'esultanza siete per il delicato balletto pop di Amokachi, Nigeria? Oppure per la scelta del compagno Finidi,
esultanza a mo' di cane con tanto di zampa alzata a fare pipì. E poi l'orecchino pendulo a forma di croce di Sirakov, Bulgaria. Le t-shirt verdolino pallido dello staff tecnico bulgaro, roba da bocciofila da dopolavoro ferroviario. Il palo più clamoroso colto da un messicano, in tuffo, di testa, con inutile ripresa del pallone in pieno atterraggio. E ancora un gol che se l'avesse fatto Maradona saremmo ancora qui oggi a parlarne. Lo segna Ouairan, sconosciuto bomber dell'Arabia Saudita, ed è una perla che elimina il Belgio e qualifica a sorpresa la nazionale araba ai quarti di finale. C'è spazio anche, purtroppo, per la sequenza più triste, inaudita, drammatica. Questo è l'autogol di Escobar, Colombia, il 22 giugno contro gli Stati Uniti. Di lì a poco, al ritorno in patria dopo l'eliminazione, Escobar verrà assassinato a colpi di pistola perché considerato primo responsabile del tracollo colombiano, vissuto in patria come un vero tradimento. Con gli ottavi di finale iniziano le sfide a eliminazione diretta e l'Italia deve vedersela con la Nigeria. La squadra africana fin qui ha incantato e nel suo gruppo, il gruppo D, ha messo in fila niente meno che la Bulgaria di Stoichkov e l'Argentina di Batistuta e Maradona. Gli azzurri si sono qualificati per il rotto della cuffia e hanno mezza Italia o forse tre quarti contro. Al 26esimo Maldini tocca male un pallone in piena area e per Amunike è facile mettere dentro. È dramma. L'Italia prova a reagire. Ci sarebbe un mezzo rigore per una spinta a Baggio che il messicano Brizio Carter non vede. Passano i minuti, la disperazione cresce. Signori e Dino Baggio con tuffi improbabili cercano il rigore e a Brizio Carter, arbitro fumantino, salta la mosca al naso. Al punto che quando Zola, a un quarto d'ora dalla fine, toglie pulito un pallone a Egwuavoen, l'arbitro fischia, gli mostra il cartellino rosso e lo spedisce sotto la doccia. Noi stavamo perdendo 1-0 dalla Nigeria, giocavamo in 10 perché era stato espulso Zola e in realtà in 9 perché anche Mussi aveva i crampi. Era una partita persa. E io non mi era mai capitato questo in tanti anni che ho fatto allenatore. Un attimo prima che Baggio segnasse mi sono visto che stavo salendo le scalette di un aereo per ritornare non so dove. E in quel momento quando ho fatto gol Baggio, ecco, pur essendo noi in 9 in realtà in campo, tutti eravamo convinti che ce l'avremmo fatta a qualificarci. E questa visione della squadra e del sottoscritto che ritornavano sull'aereo mi ha accompagnato per un po' di tempo. Col piede sulla scaletta dell'aereo, soltanto un miracolo può salvare Arrigo Sacchi. Ed ecco che al minuto 89 di Nigeria-Italia, manco fosse Bernadette, al nostro commissario tecnico appare lei, la sagoma di Roberto Baggio. Attenzione! È un'apparizione che cambia il destino di un mondiale. Destro al volo sul pallone scodellato da Mussi dopo un rimpallo fortunoso e palla che ballonzola piano piano in rete accarezzando delicatamente il palo della porta difesa da Rufai. Il codino è grande, Baggio sia lodato. Adesso essere in 10 contro 11 non ha più la minima importanza perché gli dèi hanno parlato e gli azzurri hanno tramutato tutta la disperazione in euforia e giocano veramente come avessero le ali ai piedi. Al punto che persino l'odioso Brizio Carter non può non fischiare il rigore quando Benarrivo, il miglior uomo in campo, viene travolto da un difensore nigeriano a un passo dalla porta di Rufai. Ormai che tutto debba andare bene è scritto. E infatti Baggio va sul dischetto e manda la palla ad appoggiarsi al palo affinché il palo la diriga in rete. Un colpo da biliardo che spedisce tutti in estasi. E l'Italia di Sacchi nei quarti. A Boston, il 9 luglio, troviamo ad attenderci la Spagna, che ha faticato non poco nel girone eliminatorio, ma negli ottavi si è sbarazzata facilmente della Svizzera. Abelardo ha un sesto senso e al primo tackle cerca subito di fare fuori Baggio. Il suo risveglio con la Nigeria non ha fatto dormire le furie rosse per giorni. Invece, il Baggio che spedisce un siluro nella porta di Zubizarreta è un altro, Dino, il padovano cresciuto a pane e dinamite. Teniamo bene il campo, stavolta per davvero. Ma al minuto 58 una deviazione di Benarrivo su tiro di Caminero mette fuori causa Pagliuca. La Spagna pareggia. E di lì a poco gli italiani recitano una giaculatoria quando la difesa di colpo si addormenta
e Salinas, la porta spalancata davanti, riesce nell'impresa di spedire il pallone contro le gambe di Pagliuca. E così sugli spagnoli si abbatte la punizione divina. Minuto 88, Berti a Signori, Signori a Baggio. Roby scavalca il portiere, ma si allarga a destra, troppo a destra. E invece no. La torsione del codino, la palla che si infila nel solo corridoio possibile, la Spagna che crolla, Sacchi che sbuffa, Roby che chiama a sé Signori riconoscente e via con gli abbracci e via con le feste, perché sì, cari signori, per quanto incredibile possa sembrare, l'Italia dei miracoli, l'Italia che tutti deridevano, ha appena strappato il biglietto d'ingresso per le semifinali di USA 94. La macchia del ritmo siente su vibrar. Tra poco, Mundial Film continua. In semifinale è arrivato anche il Brasile, che a Dallas il 9 luglio è venuto a capo dell'Olanda al termine di una sfida emozionantissima, partita che sembrava chiusa dopo i due gol di Romario e Bebeto, e che invece si riapriva di colpo prima per merito di Bergkamp, poi per demerito di Taffarel, a farfalle sul colpo di testa di Winter. Era Branco, l'ex terzino del Genoa, a fulminare le speranze olandesi con una bomba terrificante su cui Romario si produceva in una contorsione da equilibrista. Imbattibile anche quando gli si chiede di non colpire una palla già diretta in rete. In semifinale, il Brasile ritrova la Svezia, la sola squadra capace di costringerlo al pari 1-1 nel girone eliminatorio. Nel bene e nel male è sempre Romario. Velenoso e inarrestabile quando l'ispirazione lo sorregge, da schiaffi quando si concede con la sufficienza del fuoriclasse chiamato a fare la cosa troppo facile. E comunque è lui e chi altri a mettere dentro al minuto 80 il pallone che infrange i sogni svedesi e che catapulta il Brasile dritto dritto alla finalissima del 17 luglio. Giant Stadium di New York, 13 luglio, 16 del pomeriggio. L'Italia dei miracoli sfida in semifinale la Bulgaria di Risto Stoichkov, la squadra che ha mandato fuori pista la grande Germania. E l'uomo dei miracoli, Roby Baggio, naturalmente è lì, in prima fila. Eh sì, perché ormai i miracoli sgorgano che è un piacere a Roby, basta dare la palla. Come fa Donadoni con le mani, al minuto 21. Prima che lo stadio trattenga il fiato seguendo il suo balletto lieve sul limitar dell'area e il suo tocco fatato, con palla imprendibile a girare lontano dal portiere, svoltando in tempo per finire in gol. C'è appena il tempo di registrare un palo di Albertini, grande mondiale il suo, ed è proprio Albertini con un tocco a cucchiaio a pescare libero e solo davanti a Mikhailov, Mago Roby. Saetta radente e al minuto 25 l'Italia è già in finale. O quasi. Perché l'euforia prende la mano a tutti e tutti vogliono buttar dentro la palla del 3-0, quella che manderebbe ai titoli di coda. Invece la sbagliano e soprattutto sbaglia il tempo dell'uscita Pagliuca su Sikarov al primo assalto serio dei bulgari al fortino azzurro. Il rigore ci sta e figurarsi se Stoichkov perde un'occasione simile. Così, tanto per farci del male, siamo costretti a stringere i denti fino alla fine. E ci mettiamo le mani nei capelli quando Baggio, al minuto 71, esce infortunato, cedendo il posto a Signori. Al fischio di Chignou, nella baraonda azzurra, passa quasi inosservato il disperato pianto di Roby Baggio, che Gigi Riva tenta invano di consolare. Si rende conto, Roby, che 4 giorni sono pochi per sperare in un recupero. E per pensare di sfidare finalmente Romario nel gran finale a Rose Bowl di Pasadena. E invece, sorpresa, tra i 22 giocatori che sfilano in campo alle 12.30 ore locali nel forno di Pasadena, coi brasiliani che si tengono per mano e gli azzurri no, c'è anche lui, Roby Baggio, l'uomo dei miracoli. L'incertezza ha aleggiato fino all'ultimo. Anzi, a dirla tutta, Beppe Signori era convinto, svegliandosi, che di lì a qualche ora sarebbe sceso in campo al posto del codino. E chissà, forse l'Italia comincia a perdere la sua quarta coppa proprio decidendo di fidarsi del suo acclamato eroe, destinato a un malinconico atto di presenza, o quasi. C'è molto Brasile e poca Italia in campo.
e non c'è dubbio che siano i nostri ad apparire più stremati. Nonostante si riveda in campo a 20 giorni dall'operazione al menisco, niente meno che Franco Baresi, lui sì miracolato e capace di sfoderare una partita da fine del mondo. Ma non è una bella finale. Lottiamo con le unghie e coi denti, rischiamo di rovinare tutto per una madornale papera di Pagliuca che se non altro si rende conto e va a baciare il palo salvatore. Prima di andare ai supplementari, Baggio ha sul destro la palla della tombola, ma la pozione magica ha ormai esaurito il suo effetto. Si gioca a oltranza, le forze ormai al lumicino e persino Romario butta al vento un pallone che grida vendetta. Così il mondiale finisce su un dischetto bianco e Baresi, le gambe dure come il sasso, ne butta al cielo un pezzo. Massaro, il cuore che gli esce dal petto, fa un regalo grande così a Taffarelli e un altro pezzo di coppa se ne va. E alla fine tocca proprio a lui, all'uomo dei miracoli, che a un tratto sente il peso del mondo addosso e forse anche tutto il senso di colpa e non ce la fa. Così Roby Baggio manda la palla in cielo e la quarta coppa prende la strada del Brasile, la nazione che dopo tutto più l'ha meritata. L'Italia era andata oltre le proprie possibilità di quel momento, almeno il proprio stato di forma, le proprie condizioni, e quindi arrivare già secondi, non perdendo in realtà sul campo, ma perdendo solo i rigori, era un risultato che io accettavo completamente, lo accetto tuttora. Io non faccio parte di quel gruppo di persone che pensano che sia bravo solo il primo, io penso che sia bravo anche il secondo, così anche il terzo e anche il quarto, un po' meno, ma che sia bravo. Franco Baresi ha 34 anni e non ha mai pianto così in tutta la sua vita. So